what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Effettivamente ragazzi, questa è la seconda volta che mi metto a registrare questo video, perché la prima volta ragazzi avevo iniziato a registrare senza aver fatto livellare i personaggi. Vi dicevo, non vi preoccupate, per la prossima volta vi farò livellare eccetera eccetera. Il problema ragazzi è che ho provato tipo 3-4 volte a battere il boss che ci toccherà battere adesso e non ci sono riuscita. Avevate ragione voi, a questo punto della storia ragazzi dovevo avere per forza di cose i personaggi ad un livello molto più alto di quello con cui ero arrivata a questo punto, e infatti mi sono detta vabbè, interrompo, magari registro un'altra volta. No, perché non volevo che nemmeno oggi non uscissero video ragazzi, però appunto il tempo a mia disposizione oggi è limitato, per cui il video purtroppo non durerà tantissimo. Però volevo appunto farvi vedere ragazzi che ho fatto sì livellare i miei personaggi. Aurora è l'unica che rimane un pochettino indietro, nel senso che ci mette più tempo ragazzi per aumentare il proprio livello, quindi le serve più tempo. Infatti potete vedere sono riuscita a portarla al livello 38, che comunque non è poco, mentre gli altri, come potete vedere, Rubella, Finn, Robert, Tristis e Angus hanno tutti raggiunto il livello 40. Angus e Tristis sono gli unici che hanno raggiunto il livello 41, però penso che possa andare più che bene, perché se non sbaglio Elisa, che comunque ovviamente segue fedelmente questa serie, mi aveva detto guarda, l'altra youtuber da cui avevo visto la serie, se non sbaglio a questo punto del gioco era attorno al livello 38 39 40, per cui dovremmo andare bene ragazzi in questo modo. L'altra volta ci eravamo salutati qui, in quanto entrando qui ragazzi appunto inizia automaticamente la boss fight. Io spero di poter riuscire effettivamente questa volta, perché è stato ragazzi veramente umiliante provare, insomma, e riprovare a batterlo, ma ad un livello così basso era praticamente impossibile, per cui vedremo cosa riuscirò a fare questa volta. Ho potuto ragazzi vedere che effettivamente Angus dal punto di vista di attacco fisico ragazzi è veramente molto molto forte, per cui penso che lo terrò in squadra con me e metterò, anzi in questo caso penso che approfitterò di Robert ragazzi per utilizzare. Ovviamente ho anche assegnato un sacco di punti abilità ragazzi, e quindi per esempio con Robert sono riuscita ad acquistare intralcio più, che sarebbe a dire rallentamento per tutti i nostri nemici, per cui direi di provare così, di incominciare. Aia, ecco, me l'ha paralizzato, iniziamo proprio bene direi. Spero che non mi interrompa Robert. Ok, almeno così ragazzi partiamo bene tra virgolette, nel senso che li rallentiamo tutti quanti. Ovviamente è meno problematico perché tutti i ragazzi hanno la difesa aumentata eccetera eccetera, quindi i danni che ci infliggono sono minori, ovvio, per cui direi di andare avanti così. Il povero Angus ragazzi è ancora purtroppo paralizzato, per cui dai Angus, ti prego svegliate, perché se no così non ce la famo. Ok, direi di dargli addosso al gigante ragazzi. Infatti possiamo vedere, fortunatamente già sembrerebbe essere indebolito. Così sì ragazzi, viene molto più facile, molto più comodo, mi pare ovvio. Allora, ce l'ha rallentato. Questa cosa potrebbe essere un problema. Però, direi di continuare a dargli addosso. Continuiamo a dargli addosso, che comunque l'avevamo interrotto. Perfetto, Rubella è riuscita a schivare il suo contrattacco. E vai! È andato ragazzi, già è crollato. Perfetto, adesso concentriamoci su questi due nemici qua, che ovviamente saranno gli ultimi di cui ci dovremo occupare. Non è che gli fa chissà che danno però, non so perché, se forse dipende dal fatto che hanno una difesa molto alta, potrebbe essere. Aia, ecco, interrotta. Sì, perché ragazzi Angus è forte dal punto di vista d'attacco, quindi se subiscono così pochi danni è perché evidentemente hanno una difesa molto alta. Dai, non ci possiamo fa... Madre mia. Oh, andiamoci piano,
Non possiamo farci buttare giù adesso. Che cavolo. Allora, ovviamente non ho fatto in tempo a interromperlo. Ok, almeno si è curata da sola senza rubarci un turno, ragazzi. Non so se possono essere vulnerabili all'acqua, perché uno di loro ha usato l'atrato rovente. Proviamo con Finn, vediamo che succede. Ok, aspetta, però era un colpo critico, attenzione. Era un colpo critico. Ok, proviamo adesso, vediamo. Sì, colpo critico. Comunque erano vulnerabili all'acqua. Vabbè, ragazzi, quello che ci importa è che siamo riusciti in 4 e 4 8, direi, rispetto alle altre volte, a terminare una boss fight. Come potete vedere, stanno aumentando tutti quanti di livello. Abbiamo trovato ogni celevigata. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. E Jen, di lei che ne sarà? Che farà sola e abbandonata? Se troppo aspetterà, troppo patirà. Dobbiamo avvisarla, povera sventurata. Aspetta, 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 aspetta. Avvisarla di che cosa? I pisciani non li puoi più salvare. Madonna santa, ma già la sorte dei suoi cari puoi rivelare. È vero, lei ci aveva detto: ti prego, vai a recuperare i miei genitori. Ma mi sa che il maledetto gigante, ragazzi, li ha divorati. Che tragedia, dai, è bruttissima sta roba. Cioè, dobbiamo praticamente andare a dire a sta poveretta che non c'è sta più niente da fare, in pratica. Vorrà dire che andremo ad avvisarla, che non è che c'è molta altra scelta, eh. Mi dispiace nell'anima, perché è una cosa terribile, effettivamente. Cioè, mi aspettavo, sapete, di entrare lì, di salvare queste due povere persone, e invece niente da fa. Jen, mi dispiace dovertelo dire, ma non ce l'ho fatta. Aspetta, dov'era lei? Non era questa la barca? Mi sono sbagliata? Dovrebbe essere questa, vediamo. E chi c'è qua? Aurora! Jen, vieni qui. Drast è appena partito, ma tutto bene va, perché mamma e papà stanno tornando. Oddio. Finché non arrivano, che cosa si fa? E se suonassi il flauto? Sì, dai, la notte meno buia renderà. Meno buia renderà. Se solo sapessi quello che ho da dirti. Oddio, perché piange? Aurora, la rugiada le spunta dagli occhi. Cosa significa? Dimmi solo questo. In vero vuol dire che ha il cuore mesto. La mia mamma cantava questo canto tempo fa, quando ancora era viva. Oh, piccolina, il sole noi andiamo a salvare. Il giorno vogliamo far tornare. Vieni con noi. Il giorno la regina oscura può fermare. La mia magia, aspetta e vedrai. Giuro che la farà gridare. Ok? Jen si è unita alla compagnia, un altro membro della squadra che a quanto pare ha a che fare con la magia, ragazzi. E questa cosa qua potrebbe essere molto positiva per noi. La piccola pisciana si è unita a noi. Vediamo di assegnare questi punti abilità, ragazzi. Aurora, direi che aumenterò la difesa. A Rubella aumenterò i punti vita. A Finn aumenterò la forza. A Robert anche aumenterò la difesa. A Tristis direi che assegnerò questo, celerità, che aumenta la velocità di uno dei nostri alleati. Questa cosa mi piace tantissimo. Ah no, non c'ha punti abilità, quanto sono intelligente. Vabbè, allora, questo mi sa, ragazzi, è il personaggio che stavamo aspettando di trovare, perché potete vedere, ragazzi, che fra le abilità che ha appunto quelle di rallentare, velocizzare, paralizzare i nemici e i nostri alleati. Fatto sta che questa cosa, finalmente, ragazzi, sono contentissima. Ok, urlo di guerra, aumenta la magia, aumenta colpo critico, aumenta forza. Sbattuta all'indietro, aumenta urlo di guerra, sbattuta all'indietro più. Molto interessante.
Dopodiché di qua che cosa abbiamo? Aumento della magia. Ok, colpo rallentante, aumento magia, aumento forza, aumento magia. Ok, questo diciamo che velocizza i nostri alleati. Questo aumenta il colpo critico, aumenta la forza. Ok, comunque sono contentissima, ragazzi, vi ripeto, di questo ingresso nella nostra squadra perché ha quello che ci serviva, quello che ci mancava, diciamo, quello di poter rallentare, velocizzare, insomma, è molto molto interessante la cosa, per cui non ci resta che andare ad entrare nell'ascensore da cui era provenuto il nostro nemico, il nostro boss, per cui andiamo. Ok, eccoci qua, ragazzi, entriamo e vediamo dove questo ascensore ci porta. Oddio. Nelle profondità del mare, ovviamente. Il più in basso del basso. Che meraviglia! Un cristallo pregiato, potrei venderlo al mercato. Margaret e io non vivremo in eterno. E io sono sempre via dal profitto ammaliato. Che c'entrava adesso? Vabbè, comunque questo posto, ragazzi, è di una bellezza disarmante. Davvero, ragazzi, cioè non so se ci stiamo rendendo conto di quanto questo posto sia bello, ragazzi. Veramente non so che cosa dire. Ok, ah, questo perfetto, ci apriva la porta. Ah, ok, apre questa porta, perfetto. Cosa c'è lì dentro? Ho visto teschi, ho visto cose spaventose. Aspettate un attimo. Ok, qua c'è lo scrigno. Qua c'è un altro scrigno. Ok. E di qua non si può più andare da nessuna parte. Per cui, caro lucciolino, direi di riaprire la porta. Perché se no rimarremo incastrati qua e diventiamo come quei teschi che abbiamo appena incontrato. Allora, non ci resta che esplorare questo poso meraviglioso. Allora, là c'è già il primo nemico che ci attende. Ahia, cos'è che mi ha colpito? Ah, la scossa, la scossa. Quindi la scossa è dannosa, ragazzi, questo avrei dovuto immaginarlo. Solo che questo posto è così grande, anche questo posto, che mi perdo, continuo a perdermi. Per cui direi di fare attenzione a dove andiamo, ai nemici che incontriamo, perché potrebbe essere problematica anche sta roba. Apriamo qua. Anche se a quanto pare, ragazzi, è comunque importante combattere i nemici che incontriamo, perché abbiamo appena detto che è importante. Merda, per poco mi sono fatta becca lo stesso. È importante appunto livellare, aumentare di livello. Bisogna stare comunque al passo con i tempi, diciamo così, coi tempi, cioè al passo comunque col luogo e coi nemici che ci troviamo di fronte. E non combattendo questo non può succedere, per cui magari comunque vi risparmierò. Questa è l'unica che posso, l'unica cosa che posso fare. Vi risparmierò le varie battaglie. Allora, qua è pieno di correnti d'aria, ragazzi. E non so quanto può essere saggio entrare qui. Ah, qua dietro c'era un nemico. Porca vacca, non l'avevo visto. Vabbè. Devo vedere, ragazzi, a che magia. Vabbè, quello è il ghiaccio, quindi di regola il fuoco ci aiuterebbe. No, è resistente al fuoco. Però è vulnerabile al fulmine. Ok, almeno l'ho scoperto. Ok, andata, raga. Ovviamente i nemici già qui si mostrano essere più resistenti, eh. Intanto comunque mettiamo di livello. Perfetto. Posso giocare con la tua sfera lucente? Ehi! E farla rimbalzare una volta solamente? Non è affatto divertente. Questi dialoghi fanno sempre abbastanza ridere, ragazzi, sono simpatici. Di qua che cosa abbiamo? Abbiamo uno scrigno per l'uccellino, che direi di aprire. Di qua non so dove la corrente ci stia effettivamente trasportando, e questa cosa potrebbe essere abbastanza preoccupante. Questo cristallo è spoglio e non pregiato, sembra nel buio abbandonato. Ah, fuori non avevamo trovato tipo dei cristalli verdi, ragazzi. Il sentiero di luce. Nella notte riluce. Allora. Ah, no, aspetta. Era per sbloccare quella roba lì. Cioè, tipo seguire i cristalli. Non mi ricordo che roba. Eccetera, eccetera. Insomma, varie robe, ecco. Quindi non so se effettivamente è giusto che io vada di qua. Mi auguro di sì. Mi ha appena salvato la partita. Oddio, ecco. Ok, altra battaglia vinta. Dove
Jen, dove hai appreso così in fretta i sortilegi? Dai libri pisciani, legger tanto ai suoi pregi. Beh, certo. Allora, ragazzi, io continuo a rimanere sempre... Cioè, con la freccia mi ha pigliato. Non so se vi siete resi conto di questa cosa, ragazzi. Gli scontri si fanno sempre più complicati. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, però è stata complicatina, eh. Almeno ci danno un bel po' di esperienza. Ripeto, comunque appunto è positivo che tutti i personaggi continuino ad aumentare di livello. Jen, quanti anni hai? Ne ho quasi 10. Sì, tu sì che di cose ne sai. In che senso? Che per avere 10 anni sa tante cose o robe del genere. Allora, qua dentro, raga, qua dietro anzi, c'era un altro smeraldo, come potete vedere. Continuerò ad andare di qua, anche se non so se sono sulla strada giusta. C'è un altro smeraldo qui, un altro cristallo, smeraldo, non so come chiamarli sti affari. L'uccellino mi sa che è l'unico che può farci un minimo di luce in mezzo a st'oscurità. Ok, allora di qua non si va. Allora qua c'è questa roba qui che prenderò. E di qua polvere della difesa magica. Allora, di qua la corrente mi trascina così. Ah, qua c'è un'altra rivelazione, attenzione. Ho fatto anche la rima. Ecco fatto. Che è questa, quando volete leggerla, ragazzi, è qua. E che non so dove andare. Proviamo a procedere da questa parte. Vediamo cosa succede. Allora, qua c'è questo. Poi c'è questo. Ok. E poi possiamo procedere di qua. Qua c'è un altro, ok, un altro scrigno, un altro cristallo. Stavo per andare addosso al nemico. Fatemi vedere un attimo piuttosto. Qua sotto cosa c'è? Forse, cioè questo mi sa proprio di posto importante, eh? Forse sono sulla giusta via. Oddio, quando ci sono ste fontane non succede mai niente de buono, eh? Oh, specchio d'acqua, fammi vedere. Mostra di mio padre le afflizioni più vere. Oh, che tristezza, vogliamo rattristarci un altro po'? Vostra grazia, l'acqua si fa sempre più alta, respira a stento, il suo aspetto fa spavento. Madonna santa, è proprio messo male, 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 eh? Padre, vi prego, alzatevi! Per il bene del popolo, destatevi! Tutto qua? Ok, semplicemente appunto per deprimerci un altro po'. Cioè, non lo so, ragazzi, qua già stiamo tipo patendo le pene dell'inferno. È proprio un modo per rattristarsi. Adesso che succede? Ma cos'è questo rumore? Nessuno fugga in preda al terrore. Oddio, no. Ecco, un altro boss. Cioè, è veramente allucinante, ragazzi. Allora, se questo di acqua dovrebbe essere vulnerabile a... O non lo so. Al fulmine? Proviamo. Non sono sicura, eh. Probabilmente ho fatto una cacchiata. Ah, ok, perfetto. Almeno non ho sbagliato per una volta. Ok, quello è andato. Uno perlomeno è andato. Forse coraggio, cerchiamo... Non, no, non ce la farà a colpirlo prima. Ecco, interrotto, lo sapevo. Va. Forza col fulmine. Ok, dobbiamo andare avanti così, proprio bam 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 bam, senza dare tregua. Ai 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 ai. Il povero Finn, ragazzi, ha bisogno di essere curato. Ho bisogno un attimo di Rubella, che è più veloce comunque di Aurora. Questo è poco ma sicuro. Ok, avanti così perché Finn ci serve, ragazzi. Adesso lo farò difendere perché probabilmente questa... Ah, ecco. Giusto adesso ho causato concentrazione, porca vacca. Ah, dai. Ok, speravo lo interrompesse, almeno è servito a qualcosa. Ok, recuperiamo un po' di vita così. Aia. Mi sa che ci conviene curare Finn, ragazzi, prima che faccia una brutta fine. Ok, almeno così ci siamo assicurati qualche altro turno. Il nemico non sembra voler cedere, almeno per adesso, eh. È ancora in pienissima forma, cioè non lo vedo ancora indebolito perlomeno, capite che ve voglio dire? Bam. Questo non è che subisce molto. Ecco, se si cura pure...
Siamo proprio a posto, a posto, a posto. Ok, almeno si è curata da sola. Continuiamo a colpire senza pietà. Lei non è che serve a molto comunque, perché quello è fatto di pietra, ragazzi. Qui c'è una difesa bella alta. Dai, almeno indeboliscimi, ti prego, dammi un po' di speranza. Ai. No, me lo colpirà probabilmente. Ecco, vabbè, almeno ha interrotto lei e non Finn. Perfetto. Non si indebolisce il maledetto. Forza, Madonna. Angus, vieni un attimo e mi aiuto per favore. Vediamo se almeno serve più a qualcosa. Almeno gli toglie il doppio dei danni. Cioè gli fa il doppio dei danni ed è un po' più resistente perlomeno. Ok, aia, porca vacca, l'ho appena detto. Ma niente da fare, raga. Non ne vuole sapere l'indebolirsi, eh. Non ne vuole proprio sapere, almeno togliessimo dalle palle questo qua. Ecco qua, quello che mi serviva. Allora, Rubella, per favore, rientra in campo e dagli addosso così. Mannaggia, ha fatto in tempo a colpirmi prima lui. Merda, speriamo non mi faccia fuori... Niente, lo devo far difendere per forza, ragazzi, perché nel dubbio... Aia. Rubella, ti prego, cura Finn. È quello che ne ha più bisogno adesso. Anche se pure lei è in mezzo alla merda, ragazzi. E quello mi colpirà. Ovviamente. Mi pare ovvio, no? Scusate. Mi colpirà di nuovo. Mi sa che mi conviene difendere di nuovo. Ah, ecco. Che minchia che sfiga, però. Curati, Rubella, perché non possiamo permetterci di perderti. Rallentiamo sto stronzo per quanto possibile. Ok. Che perché l'altro nemico, ragazzi, è ancora fresco come una rosa, eh. Proprio di indebolirsi non ne vuole sapere. Bam. Meno riuscito. Madonna. Cioè, raga, ho con tutto lo sforzo che ho fatto per fargli aumentare di livello, mo non ne voglio sapere di morire adesso, però, eh. Scusate. Almeno speriamo lo interrompa. Almeno. Ok. Ok, indebolito, ragazzi. Siamo sulla strada giusta. Speriamo almeno. Rallenta, rallenta. Ok, dovremmo essere sulla buona strada almeno per colpirli entrambi. Perfetto, Rubella li ha interrotti. Dai, forse coraggio, forse coraggio, forse coraggio. Dai Rubella, sei il nostro eroe che li interrompe, che li interrompe. Grande Rubella, grande Rubella. Rubella è grandissima, ragazzi, davvero, davvero fantastica. Ecco. Dai, almeno speriamo che interrompa st'altro stronzo. Interrotto, perfetto. Dai Finn, dai addosso di nuovo. Boom. C'è sta ancora, c'è sta, c'è sta, c'è sta. Angus, vieni a darci una mano, per favore. Anche se gli attacchi fisici non è che gli fa... Ah, minchia, era paralizzato. Ma che sfiga. Niente, sono stata proprio scema, raga, perché non pensavo che si portasse appresso il problema di stato, eh. Non me l'aspettavo proprio. Niente, Rubella, torna da noi, per favore. Vedi di provare a interromperla. Niente. Troppo tardi. Ok. Ah, e vabbè, ma così facciamo notte, eh. Niente, mi sa che dovrò dargli una pozione magica, ragazzi, perché non so quanto ancora ci servirà la magia, eh. Questa non ne vuole sapere di andare giù. Niente, è ancora lì. Ok, forza, forza, forza. Dai, 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 che sono gli ultimi sforzi. Lo so, lo so, lo so. Oh, finalmente. Madonna, quanta esperienza, ragazzi. Vabbè, è servito per aumentare di un livello. Però sempre tanto, voglio dire, no? Perfetto, almeno i nostri sforzi sono stati premiati. Punti abilità, forza così. Tutti salgono. Ok. Ah, finisce così? Era tutto qua? Vabbè, assegniamo i punti abilità, ragazzi. Direi di aumentare la difesa e fendente. Quindi livello... Ah, no, servivano due punti, porca vacca. Vabbè, aumento PM, perfetto. E aumenta l'efficacia di cura. Per quanto riguarda Finn, aumento PM, aumento le punti vita. Per quanto riguarda Robert, aumento schivata. E il secondo livello di scaglia la freccia. Celerità... E aumento velocità. Per quanto riguarda Angus, aumento difesa. Ok, armatura dei titani. E per quanto riguarda la piccola Jen, direi di aumentare colpo critico. Sbattuta all'indietro 2.
sbattuta all'indietro 3 e aumento magia. Ok, perfetto raga. Allora, io purtroppo ho finito il mio tempo a disposizione per oggi. Ha salvato qui la partita. Siamo riusciti comunque a procedere almeno un minimo. Non so perché da qua è spuntato quel boss pazzesco. Evidentemente qua sotto c'è qualcosa che ci serve. Cioè, c'è la strada giusta evidentemente. Qua c'è la rivelazione numero 16, se doveste volerla leggere. E che dire, speriamo ragazzi che la prossima volta riusciremo a proseguire un pochettino di più. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!